Un saluto a tutti gli amici, si avvicina la Pasqua, io intanto vi faccio i miei migliori auguri. Detto ciò, oggi faremo un video che sarà dedicato, diciamo, alla meccanica delle automobili, soprattutto per gli appassionati fai da te. In effetti andremo a vedere la colorazione delle candele di accensione. Queste candele di accensione, a seconda della loro colorazione, ci dà un'interpretazione corretta sul funzionamento del motore, ossia se il motore va bene o va male o è una via di mezzo. Detto questo, passiamo alla sigla e poi iniziamo la rassegna, diciamo, di tutte le varie colorazioni che le candele possono assumere montate su motori. Dunque, tutti conoscono una candela, si trovano candele a passo lungo, che è questo, e candele a passo corto. Questa è la rondella che viene schiacciata per fare tenuta con la testata. Dunque, questo è l'isolante dell'elettrodo centrale e questo è il mantello della candela che fa capo alla massa. E qui c'è la scintilla che avviene tra questo punto e questo punto. Questa precisazione per chi è a digiuno, non me ne vogliano gli esperti. Ecco. Dunque, quindi le foto a disposizione ne ho 8 casi perché poi lì ci fermiamo. Questa è la prima. La foto 1 che mostra? Mostra una candela che il lavoro del motore può essere considerato eccellente, cioè c'è un motore eccellente perché? Perché sia il mantello dell'elettrodo centrale, questo qui, è di colore marrone, ecco qui è marroncino, no? È pulita la candela, è marroncino, è marrone chiaro. E i depositi di carbonio sono minimi, completa assenza di tracce di olio. Il proprietario di questo motore può essere contento perché la carburazione è perfetta, i consumi sono come quelli dichiarati dal costruttore dell'automobile sulla quale questa candela è montata. Questo è la foto numero 1. Adesso andiamo avanti per vedere altri casi. Dunque, si dice normalmente che i nostri occhi sono lo specchio della nostra anima. Bene, le candele sono lo specchio del motore, cioè se il motore funziona bene o meno. Qui nella figura 2 è un tipico esempio di una candela di un motore con maggior consumo naturalmente di carburante. L'elettrodo centrale è ricoperto da una fuliggine nera e ci sono diverse ragioni per questo, ossia una miscela aria carburante ricca. E questo che significa? Significa che è una regolazione errata del carburatore o un cattivo funzionamento dell'iniettore se la macchina è in iniezione o addirittura filtro dell'aria intasato, la miscela più ricca di benzina, quindi va fatta controllare da un professionista. Dunque, qui appare evidente che è il contrario della candela vista precedentemente. Qui è il classico esempio di una miscela aria carburante eccessivamente magra. Il colore dell'elettrodo va dal grigio chiaro al bianco. C'è motivo di preoccupazione qui, perché una miscela troppo magra e noi magari camminiamo a alta velocità può causare un surriscaldamento significativo della camera di combustione e si corre il rischio, si potrebbe correre il rischio di bruciare le valvole di scarico. E non solo le valvole di scarico, ma anche il pistone, perché il cielo del pistone è la parte
meno raffreddata, perché quando la carburazione è magra c'è un eccesso di ossigeno. Bene, quindi anche in questo caso va controllata da professionisti. Altra foto, altra novità. Questa mi giunge nuova, non l'avevo mai vista. Dunque, questa candela ha una tonalità rossastra. Questo colore sembra quello di un mattone rosso. Dunque, questo arrossamento è causato dal funzionamento del motore con carburante contenente una quantità eccessiva di additivi e contenenti metalli, naturalmente. L'uso a lungo termine di tale carburante porterà al fatto che i depositi di metallo formano un rivestimento conduttivo sulla superficie dell'isolamento, che è questo, attraverso il quale sarà più facile che la corrente passi tra gli elettrodi, ossia non scocca la scintilla tra il mantello e questo centrale, ma potrebbe addirittura aprirsi un varco qui, la scarica, e andare a massa, e quindi la macchina a quel punto là si ferma e non c'è nulla da fare, perché qui se ne va direttamente a massa, quindi non segue il percorso che è quello normale, e le distanze tra questo punto e questo punto sono date dal costruttore. Quindi questa candela in questo modo la possiamo considerare come se fosse in basso isolamento. Quindi la puliamo, la possiamo recuperare e non facciamo più uso di additivi. Questa candela presenta evidenti tracce di olio, soprattutto nella parte filettata qui. E questo denota che in effetti c'è un trafilaggio di olio al paraolio sul pistone, e quindi una scarsa tenuta delle fasce elastiche. Farebbe fumo all'avvio, che poi man mano che il motore si scalda il fumo diminuisce. Quindi attenti al paraolio, c'è un aumento significativo di un consumo di olio nei primi minuti di funzionamento del motore, e dal momento del riscaldamento c'è anche un caratteristico scarico bianco-blu, e quindi quello è sintomo che l'olio passa dal pistone, e quindi quando avviene la scintilla viene bruciato anche l'olio. Quindi dal tubo di scarico si noterà un fumo bianco, dal bianco al blu. E quindi qui bisogna che la portiamo subito dal nostro meccanico di fiducia. In questa candela ci siamo accorti subito che manca l'elettrodo centrale qui. E quindi quale potrebbe essere la causa? Sicuramente potrebbe essere anche una candela difettosa, ma potrebbe essere anche uno dei seguenti fattori: funzionamento prolungato del motore con detonazione, cioè uso di carburante con un basso numero di ottani, un anticipo sull'accensione. Ma dunque i sintomi del motore in effetti sono gli stessi del caso precedente, e l'unica cosa che si può sperare è che le particelle dell'elettrodo centrale, siano riuscite a scivolare nell'impianto di scarico senza incastrarsi sotto la valvola di scarico, altrimenti non si può evitare un rifacimento delle valvole. Ecco. Quindi qui è una brutta cosa. Anche se fosse una candela difettosa, questo è uscito da qualche parte. Se non è uscito, ha fatto un sacco di danni. Anche qui non è un bello spettacolo, perché
e l'elettrodo della candela è ricoperto da depositi di cenere. Il colore non gioca un ruolo decisivo, ma indica solo il funzionamento del sistema di alimentazione. La ragione di questo accumulo è la combustione dell'olio dovuto allo sviluppo o al verificarsi di rotture di fasce elastiche del raschiaolio. Il motore ha aumentato il consumo di olio durante questo fenomeno e c'è un forte odore dal tubo di scarico simile a quello di una motocicletta e il fumo è blu. Quindi, amici, non scordatevi delle candele, ma controllatele a ogni cambio d'olio o ad ogni 10.000 km, così ci rendiamo conto e se possiamo dormire tra due cuscini o dobbiamo intervenire. Questa è l'ultima foto. Io spero che vi faccia piacere perché naturalmente prevenire è meglio che curare e quindi tenere a punto la macchina lo potete decidere voi se avete la pazienza di smontare le candele e se no sono a spese poi quando il danno è avvenuto. Quindi io spero di aver fatto cosa gradita e ci sentiamo naturalmente al prossimo video. Grazie per l'ascolto.